In merito alle considerazioni a cosa si potrebbe fare per migliorare le prestazioni sanitarie presso l'ospedale di Vallo della Lucania riguardo a quanto accaduto in questi ultimi giorni al pronto soccorso del San Luca, non è mancata da parte del delegato sindacale Fisi USAE Roberto Ronca anche una considerazione sull'ospedale civile di Agropoli e su quello che si potrebbe fare per renderlo più funzionale. Potenziare Agropoli, certo, potrebbe essere una soluzione, ma questo potenziamento non dipende direttamente dall'ASL Salerno. Noi ricordiamo che l'Agropoli è una diretta prosecuzione dell'ospedale di Vallo, ricordiamo che Agropoli è fuori dalla rete dell'emergenza, ricordiamo che Agropoli era stato identificato come ospedale Covid e che adesso è ritornato nella sua, diciamo, conformazione precedente, cioè un reparto di medicina e un punto di primo soccorso dove, è bene ricordare, le ambulanze non possono accedere perché appunto Agropoli è fuori dalla rete dell'emergenza, in quanto Agropoli è una prosecuzione di Vallo della Lucania. Certo, il management Agropoli Vallo è unico, se non riusciamo a risolvere i problemi a Vallo viene di conseguenza come risolverli anche su Agropoli, perché il problema è unico, noi lo dobbiamo vedere in tutt'uno. Su Agropoli si sono dette tante cose, si era programmato il week service che non sappiamo se è mai partito, non è partito, se naturalmente non l'è partito, e poi l'ultima volta il governatore aveva parlato, quando è venuto ad Agropoli, ha parlato di una camera iperbarica. Ben venga tutto, basta che lo si fa, che noi gli annunci ci vanno bene, fra poco ce ne sentiremo tanti, da qui a un mese e mezzo, per ovvi motivi di natura politica, però poi alla fine restano le problematiche, quando si spengono i riflettori i problemi non si risolvono, restano lì, restano in mano ai cittadini, e da qui la nostra rabbia ancora più grossa, perché quando in tempi non sospetti noi abbiamo lanciato gli allarmi vari per la cattiva gestione del personale, la carenza, i bandi fatti in un certo modo, giustamente che non sono equilibrati, come dire, noi addirittura valutiamo l'ipotesi che la carenza dell'ambito sud di Salerno serve per prendere personale che poi puntualmente va nell'ambito nord, quindi la nostra carenza serve, perciò non la risolvono, per così dire. Questa potrebbe essere una battuta, però alla fine sembrerebbe la realtà, perché poi dobbiamo cominciare a guardarci a fianco a noi cosa succede, perché se i medici da noi ce ne sono 100 e a Nocera ce ne sono 200, come un anno fa facemmo appunto una verifica di numeri, e allora c'era una cattiva collocazione, anche quando si va in regione e si parla di fabbisogni e di piante organiche, poi viene fuori che i medici nell'ASL Salerno ci sono e che è solo una questione di distribuzione, quindi i problemi poi diventano più grandi di quello che sembrano all'occhio del cittadino, che pretende solamente un servizio adeguato nel momento in cui si presenta una struttura sanitaria.